Anche Nicky si alza. Perdi ogni senso possibile e immaginabile. Occhio che il lupo mannaro si trasforma. Oh no, Nicky è diventato piccolo e ma di grande. Fai vedere. Ciao ragazzi, oggi siamo a Lubiana. Siamo a circa 2 ore da casa nostra, molto vicino al confine italiano. Ma soprattutto siamo venuti a visitare la casa delle illusioni. Guardate, ci sono già 2 giovani che guardano la prima illusione fuori dalla porta. Stai fermo e guarda per 30 secondi questo disco che ruota. Sembra venire verso l'esterno anche. Qui nulla è quello che sembra, ma la cosa fondamentale è che ci sono le spiegazioni anche in italiano. E vai! Più ci si allontana, più si vede il gatto. Qui di fianco si vede meglio. Peccato. Miau. Qua bisogna distinguere qual è un ragazzo e qual è una ragazza. Maschio e femmina? Ragazzo. È impossibile. Io direi detto come ma. Ragazza questa, anch'io. Invece? No. Però lasciati sorpresi, stai guardando il volto di una sola persona. Ah beh, okay. No, è sempre la stessa. Un maggiore contrasto nell'immagine a sinistra rende il volto più femminile, mentre quello di destra ha meno contrasto. Ma quindi è un uomo o una donna? Bella domanda. Non lo sapremo mai. Questo è un cavallo, ma questa è una rana, ragazzi. Cavallo, rana. C'è addirittura lo stagno. Entriamo nella stanza dell'infinito. Qua è tutto uno specchio, yeah. E tutta una luce. Quante parti ci sono qua dentro? Non lo so. Dopo ci ricordiamo da dove siamo entrati. Tantissime. Partono anche le luci, cambiano tutte. Proviamo a fare la pirouette e vediamo se ci ricordiamo dove è. Dove l'uscita. Guardate, vedo fuori un po' tuo. Cambiamoci i posti. Io faccio il cambiamoci i posti. Mescoliamo. Ma ci ricordiamo come uscire, ragazzi? Ma Nicky ti ha svelato il buco. Veramente? Ah, si vede la chiusura della porta. Stanza di meditazione spaziale. Siete pronti ad andare nello spazio? In questa stanza potrete scollegarvi dal mondo esterno e con l'aiuto della vostra immaginazione volare verso il cielo, arrivando fino alle stelle e alla luna. Ecco come funziona, ragazzi. Salite e scendete sul letto di chiodoni. Bisogna legare i capelli. Lo facciamo subito. Vai. Hai il bottoncione lì di fianco. Com'è la sensazione? Strano. Strano? Sembra un sacco di foto con i numeri se guardi da vicino, no? Sì, è vero. Se guardi da lontano, che cos'è? Visto cosa vedi? È il ritratto di Einstein. Sì. No, veramente? Poi ti avvicini e in realtà sono numeri. Numeri di case. Anche Nicky si alza. Aia. Come aia? Veramente? Ma nessuno la testa se la appoggio. E poi in automatico scende. Questa è la stanza della realtà impossibile. Ci sono 4 diversi tipi di effetti che sfruttano la riflessione degli oggetti attraverso gli specchi. Qua sono pesci e sono farfalle. Come pesci e farfalle? È vero, quelli sono pesci. Ma quelle sopra sono farfalle. Incredibile. È solamente per come è orientato. Guardate, vedete l'effetto dello specchio? Questo sono 2 cesti con una pietra. Questo è tondo. Quello là invece ha l'intreccio quadrato. E si possono anche muovere. Ad esempio, questa tazza di caffè è rotonda o quadrata? Ragazzi, guardate, sono metà io e metà Nicky. Si mescolano le 2 immagini. Si mescolano, abbiamo la bocca di Matti. E Nicky quello, quelli le gambe. Aspetta che vengo a vedere te. Dai, Nicky. Un mondo senza gravità. Entrando in questa stanza acquisirete dei poteri soprannaturali. Sembrate praticamente Spider-Man. Matti, cosa fai sul soffitto? Matti è sul soffitto. Ma è bellissimo. Potete camminare e avere il tappeto sopra, il lavandino, il water. Oddio, quindi se ti metti qua sotto. No, non tirare lo sciampone, ti casca tutto in testa. Che schifo. E girando l'immagine, il risultato che si ottiene è questo, da scattarci una foto pazzesca. Cosa fate ragazzi là? Siamo piccolini piccolini, stiamo facendo un micro selfie. Oh no, Nicky è diventato piccolo e ma di grande. Fai vedere? Non ci credo, guarda. Scambiatevi, scambiatevi di corsa, forza. Oh, adesso Matti è rimpicciolita un sacco. Vediamo cosa succede col più grande e la più piccolina. Andiamo ragazzi, seguiteci. Io sono gigante. È piccola Matti, cambiatevi. Grande Matti. Veramente?
Pronti per la carrellata delle illusioni? Mettete il video in pausa e riflettete. I due pallini gialli, come sono tra loro? A e B, come sono tra loro? Linea orizzontale e verticale, come sono? E le due linee blu, cosa dite del quadrato giallo? È un quadrato? Colori ingannevoli. Qui incontreremo delle illusioni che a prima vista non sembrano affatto illusioni. Occhio che il lupo mannaro si trasforma! E qui c'è Frankenstein. Il bello è che se vi spostate cambia proprio l'immagine. Anche qua guardate. Frankenstein uomo? Frankenstein mostro! Ragazzi, mi gira già tutto senza neanche entrarci! Vai, è il tunnel di luce! Oh, per fortuna che c'è la passerella! Però abbiamo le luci anche lì! Sembra di girare completamente, di essere a testa in giù! Perdi ogni senso possibile e immaginabile! Ditemi che c'è un'uscita! Ragazzi, guardate! Cioè, non c'è neanche il tubo! Ma sgorga l'acqua! E come fa a sgorgare? E lo so, e non si riempie mai! E qual è il trucco? Ma come? Secondo me è bucato e sotto c'è un tubo che lo porta da qualche parte. In mezzo all'acqua deve esserci il tubo di risalita. Ecco, secondo me c'è un tubo in mezzo all'acqua. Proprio in mezzo all'acqua? Vediamo se riusciamo a sbirciare, ragazzi! O comunque c'è la soluzione del rubinetto magico. Infatti c'è una pompa che porta l'acqua dal secchio fino al rubinetto e poi ridiscende, creando questo effetto. Guardate l'immagine e riflettete su quale secondo voi sia il motivo delle linee. È lo stesso in tutta l'immagine? Mettete in pausa e pensateci, ragazzi. E se bevete l'acqua nella casa delle illusioni, vi disseta? Incredibile! Vi disseta, funziona? Per sempre. Per sempre. Qui invece vedete la città di Lubiana. Se mettete pausa anche qui, ragazzi, guardate per un po' di tempo il puntino nero, cosa succede? Succede che la città scompare e con essa anche il drago, che è il simbolo proprio della città di Lubiana. Una cosa simile dovrebbe accadere se vi fissate allo specchio per troppo tempo. Si formerebbe un volto deformato, quasi mostruoso. Provateci! Dopo aver visto il video, aver messo un pollicione, andate allo specchio, ragazzi. Cosa vedete? Sondaggio. Chi ci vede una vecchia? Solo io. Solo cercando. No. No, prima io ho visto la ragazza giovane. Chi ci vede la giovane? Uno, due. Tu Niki, che ci vedi? La giovane. Ma no, sono l'unico che ha visto la Befana. Qua la bocca della Befana, il mento. Esatto. E il nasone. Mentre la giovane si sta voltando verso di là. Destra. Però secondo me la mascella e la, questa è la collana. La linea nera continua in quella blu o in quella rossa? Avete un secondo per pensarci, ragazzi. Matti, uno. Blu. Blu. Matti dice blu. Blu. Blu? Ale, tu dici blu perché è blu? E invece rossa. Ha vinto il rosso. Non ci riesci, non ci riesci. Dai, Ale, devi solo passare attraverso la porta dell'illusione. Matti, come si fa? La maniglia, il bottone, il giro giro. Devo insegnarvi tutto? Vai Niki, insegnaci tutto. Facendo tutti assieme. Deve essere 3, 4. Sì, l'unione fa la forza. Prima questo, poi questo, poi questo. E apre la porta dell'illusione. Prima questo. Piede. Accendete lì sotto. Poi lato. E la maniglia. E a fine visita ricordatevi assolutamente di passare per la sala giochi, dove ci sono giochi, indovinelli ed enigmi da risolvere, come questo pazzo che stanno facendo Niki e Mati. Ma è impossibile, tutti i pezzi devono essere rimessi nella cornice, ma avanza sempre qualcosa. Mati. Ma che ci sei? No! Ce l'abbiamo fatta! Non ci credo. Proprio mentre non stavo filmando. Un po' a caso? Ragazzi, nah. Ci stanno. Ci mettiamo i posti così qualcuno magari. Brava Mati, scombiniamo tutto. Qua cosa devo costruire? Ma è evidente, Niki, una stella. Mentre tu la costruisci io do un'occhiata. Qui c'è il labirinto classico di legno. No, sono caduto nel buco. No. Qua invece abbiamo il classico serpente con cui è possibile fare un sacco di forme. Qui ce l'abbiamo chiara. La più difficile di tutte è quella di ricostruire il cubo, ovviamente. Ma no, io riesco a farcela. Ok, nel frattempo dovevi fare anche la stella. Hai fatto la stella? No. Ragazzi, qua ci potreste passare una giornata intera. Diciamo che la visita alla casa delle illusioni dura circa un'oretta. Sembra un foglio piccolo e invece un foglio grandissimo. Incredibile! Trovate anche la mappa di Lubiana che potete prendere per esplorare la città. Guarda che hamburger! Guarda che bella la cartina, ti dice la distanza. 5 minuti e 10 minuti. Cosa riesci a raggiungere a piedi? Impossibile. Ma non avevi fatto la stella? No. Ma com'è impossibile?
Vai, siediti sulla sedia dell'impossibile. Se siete riusciti a fare l'incastro, riuscirai a costruire anche una stella. È veramente impossibile. No, niente è impossibile se ci trovi il tutorial di YouTube, ragazzi. Niki, vuoi dare un'occhiata? No. Soluzione al rompicapo della stella di legno. Credo di avercela fatta. E senza video, posso confermarlo, ragazzi. Niki si è opposto assolutamente. Ha detto, io ce la devo fare. La stella si fa per comporre. No, ma Niki la vedo. La vedo. Non entra! Non entra mai giusto! Serve un taglierino? No. Una sega? Dai, vi ho appoggiato il tutorial, buttateci un occhio! No, ma è giusto, il problema è metterlo giusto. Non lo guardano, anche se gliel'ho messo lì davanti! Vogliono realizzare la stella, guardateli! Sono a un passo! Sì. Ce l'hai fatta? Mitico, nonostante la tentazione! Devi risolvere il labirinto, Mati, però guardando nello specchio! È tutto ribaltato, quindi! Lei, come vedete, non può guardare le sue mani che sono nascoste. Ci sono anche le seggioline per i più piccolini. Quando vai a destra devi andare a sinistra, quando andare su devi andare giù. Ho sbagliato. No, dove stai andando, Mati? Devo fare la stella. Prova con la stella. Un po' fuori strada. Fallito il labirinto. Come va con la stella? Un po' più in su, un po' più in alto, Ma sembra facilissimo, devi solo dire i puntini. Aspetta, adesso ho capito. Adesso ho capito, vediamo il risultato, ragazzi. Oh, Luci mette 30 secondi. Voi non ci credete, vero, ragazzi? Guardate le facce sconvolte. Allora, prima ci ha provato Mati, ma non c'è riuscita. Così. Non ci credo. 30 secondi. Come? Io ho fatto la birra. Non è vero, ce l'hai il foglietto? Secondi, devi portarlo a casa. 30 secondi, così, ecco. Facilissimo. Ecco. Incredibile, ce l'ha fatta. 30 secondi, ecco. No. Ecco, andiamo. Non è, ragazzi, che non riusciamo a farlo. No. Però a Cipicchia dobbiamo andare a mangiare. Niki? Dai, secondo me l'hai finito, andiamo a mangiare? È impossibile! Però ti viene voglia, no? Uscirete da questa casa delle illusioni dicendo è impossibile! Ma voi provate lo stesso a scegliere la vostra attrazione preferita del giorno! A me è piaciuta quella di Einstein, perché da vicino non capivo niente. Anche del cavallo della rana era bello. E poi non inseguite piccioni, perché scappano, ragazzi! Ma ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ma ci manca l'attrazione preferita di Mati. Allora, la mia è stata molto bella, quella che uno sembrava più grande e l'altro più piccolo. È vero, mi sembrava di essere piccolissimo rispetto a te. Girava, era tutto... E speriamo, ragazzi, che anche a voi sia piaciuto questo video, perché se vi è piaciuto mettete un pollicione! Ciao!